anche molto Gain Kronos, Gauguin, poi Gaston B che fa scuderia con Gain Kronos, Guidel e anche Galantes. Doppio chilometro, Memorial Franco Albonetti, 3 anni, Gain Kronos, Gigi Egral, Gap B, Gauguin, Gerus, Ghibellino, Galantes, Gaston B. Gigolo in seconda fila con Gallagher Griff, Guidel e Gypsy Man. 1-8 legati dal rapporto di scuderia e mezzo meccanico a metà della piegata, allineamento che va a completarsi. I cavalli si presentano davanti alle tribune, allineamento completato, prende velocità la macchina. Chiusura, e Gauguin ha le prese con Gerus Rob, l'errore di Gap B. Insiste l'allievo di Lorenzo Baldi, poi Gain Kronos e Gigi Egral, passa Gerus Rob e a metà della piegata l'allievo di Lorenzo al comando. Si va dopo 200 metri di gara, i 200 in 15 e Gerus a menardanza, poi Gauguin, nelle prime posizioni anche Galantes, Gigi Egral, via via tutti gli altri. Si va al completamento dei 400, i 400 iniziali se ne vanno in 30 e uno spicciolino, e ora a menardanza è sempre Gerus Rob. I cavalli affrontano la seconda curva, nelle prime posizioni Gain Kronos che si è sistemato terzo, si va dopo 600 in 45,9. Almeno così borbotta il mio cronometro, e ora grado a piacimento, Gerus Rob, dietro di lui sono Gauguin, poi Gain Kronos, si va al completamento del mezzo miglio in 1,17, e davanti alle tribune ancora tutto tranquillo, Gerus, Gauguin, poi Gain Kronos, poi il 9 di Gigolò, a largo Gigi Egral, a largo Galantes, chilometro rifinito in 16,1. I cavalli che affrontano la penultima curva, non ci sono variazioni sostanziali, con il leader Gerus sempre a menardanza, per il momento a piacimento quasi. I cavalli affrontano il penultimo rettilineo, 15,7, una frazione super tranquilla e impiegata. E così Gerus, Gauguin, Gain Kronos, a largo naviga Gigi Egral. Si va ai 600 finale, frazione in 13,9 di fronte. E non si lascia avvicinare per il momento l'allievo di Lorenzo Baldi, che mantiene sempre una di margine. I cavalli affrontano la curva finale. Si va alla rifinitura del miglio, miglio sul mio cronometro in 2 minuti e spaccati, e sempre all'avanguardia il Lindro Park di Casabaldi, scappa via Lorenzo, a palo ancora un po' lontano, ma mantiene il comando, poi Gauguin cerca di ricucire il gap e l'aggancio, Gerus al comando, ci prova Gauguin, il folletto ci prova e ci crede, ed è Gauguin Hans, pennellata del diavoletto nazionale nei confronti di Gerus Rob e il terzo di Gain Kronos. Sul mio cronometro un eloquente 2,28 e uno spicciolo, una pennellata del diavoletto nazionale, Pietro il Grande, Pippo Gubellini, che non perde di vista è la fuga di Lorenzo Baldi. Avevamo detto è scappato via forse un momentino a palo lontano, ma non c'era nulla da fare anche se non scappava, poiché questo Gauguin è arrivato con un'altra bordata, e le redini, le mani sono sempre quelle, gli stessi, vedete, sorridente, e anche una pacca sul sedere meritatissimo del Gauguin targato Hans. Bene bene questo Gerus Rob, bene bene anche Gain Kronos con il sempre valido Jean-Paul Minucci. I numeri 4 che paga 5,14, 5,1 Gauguin, il Memorial Franco Albonetti borbotta il diavoletto nazionale Pietro Gubellini. Il tempo al chilometro 1,13.